Sabato 5 dicembre 2015, nella sede della Proloco di Colle Valdelsa, nel Palazzo dei Priori di Via del Castello, sta per essere inaugurata la mostra di Francesco Mariani, artista ben noto ai nostri telespettatori, dal titolo La ricerca dell'Eros. La manifestazione è promossa da Modigliani & Friends insieme alla Proloco di Colle Valdelsa. Insieme a me c'è Carlo Rettori, presidente della Modigliani & Friends, che ci presenterà questa mostra, invitando ovviamente i nostri telespettatori a venire a visitarla fino al prossimo 6 gennaio. La mostra sarà aperta solo nei fine settimana, cioè sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Però dal 5 al 18 dicembre sarà aperta anche il venerdì dalle 11 alle 13, dal 19 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, orari da mantenere a memoria per non rischiare di venire a Colle Alta e fare un viaggio a vuoto. Non è mai un viaggio a vuoto, perché Colle Alta è uno splendido borgo toscano da visitare e da rivisitare anche per chi ha avuto la fortuna di venire già a visitarlo. Sì, dunque il centro documentazione Amedeo Modigliani ha questa branca che è Modigliani & Friends, che ha proprio come scopo di promuovere artisti contemporanei che hanno attinto dal grande Amedeo Modigliani spunti creativi. Abbiamo voluto fortemente questa mostra di Francesco a Colle Valdelsa in un periodo anche che turisticamente è un po' più blando, perché effettivamente riteniamo che l'inserimento di una mostra di questo tipo sia affascinante in questo periodo, un po' innovativa, coglie molti aspetti del percorso creativo di Francesco, e quindi abbiamo abbracciato benissimo questo suo progetto e stiamo cercando di lavorare al meglio per far sì che quest'altro artista italiano toscano abbia spazio e visibilità nel mondo. Il curatore di questa mostra è Gregorio Rossi, noto critico e storico dell'arte, che da anni segue il percorso artistico di Francesco Mariani. Anche noi abbiamo seguito alcune tappe di questo percorso, mi ricordo anche una lunga ma piacevole trasferta a Venezia qualche anno fa in occasione della Biennale, dove tu presentasti al pubblico di quell'evento le opere di Francesco Mariani in uno storico palazzo di fianco al Teatro della Fenice, del quale non ricordo il nome, però ricordo che era uno storico palazzo veneziano. Sì, e poi la cosa è stata replicata a Venezia 2 anni dopo, sempre in uno storico palazzo che aveva la caratteristica di essere stato una dimora di Giacomo Casanova, ospite di due... Questa mostra ci starebbe, sì, a Pennello. Sì, a Pennello, sì. Infatti anche in quell'occasione Francesco aveva portato opere... Quindi andrebbe replicato. In maniera, sì, questa nella casa di Casanova sarebbe, sì, tornerebbe, sì, sì, a casa. Infatti erano state sistemate proprio nell'alcova di Giacomo Casanova in quel contesto. Quindi è da diverso tempo sì che io seguo Francesco Mariani, da anni ormai. Ricordo a Livorno l'hai presentato al Premio Rotonda. Al Premio Rotonda con una personale e così via. Insomma, sono anni e anni. Ora Francesco inizialmente, quando già lo seguivo io, aveva una linea diversa, una linea strettamente pittorica, insomma, senza inserimenti, però contemporaneamente si occupava anche di fotografie. Il passo successivo è stato fotografie e pittura. Ora questa evoluzione ultima, che non è soltanto iniziata con questa mostra, ma che si perfeziona vedo via via, è questo non più assonanza o binomio fotografia-pittura, ma è questo inserimento e questa convivenza dell'immagine fotografica insieme all'immagine pittorica, che le più volte, se ci guardiamo intorno, vediamo che ha qualche volta un qualche figurativo anche nello sfondo, nel contorno, e altre volte invece ha sicuramente un contorno, uno sfondo astratto. Ecco, quindi non direi un bilico fra l'astratto e il figurativo, direi soprattutto che poteva fare il figurativo come iperrealismo, e invece lui ha voluto in qualche maniera unire queste sue due passioni e questi suoi due modi di agire artisticamente, inserendolo nello stesso contesto, nello stesso dipinto. E questo, in questo ci vedo la sua novità, la sua evoluzione anche, no?
non solo una novità di Francesco Mariani, ma forse una novità anche in senso generale. Non dico che nessuno abbia mai tentato cose di questo genere, ma in forma sicuramente diversa. E quindi uno stimolo in più per venire a visitare questa mostra, tanto più che siamo in un periodo prenatalizio dove ci sono magari delle giornate o delle mezze giornate disponibili per uscire dalle città e venire a Colle Alta per rendere omaggio anche a Maccari, ai tanti personaggi del mondo della cultura, a Bilenchi che ha espresso questa città, respirare quell'aria. Qui siamo, il Palazzo dei Priori è attiguo, quasi vicinissimo al seminario dove studiò Carlo Lorenzini, che ci ha regalato Pinocchio. Insomma, è stimolante venire a Colle Alto, quindi venire in questo periodo prenatalizio a vedere una mostra così stimolante, diciamo, nuova, originale e sperimentale, può essere coraggiosa. E quindi noi vi invitiamo a scegliere fra le tante opzioni che si presentano in questi giorni prenatalizi, di scegliere Colle Alta e venire a visitare la mostra di Francesco Mariani, che raggiungeremo fra pochi secondi. Pur conoscendo e seguendo da anni il lavoro di Francesco Mariani, stamani arrivando a Colle, vedendo in anteprima questa mostra, siamo rimasti un po' sorpresi, perché lui l'aveva tenuta, insomma, abbastanza, era un lavoro che solo Gregorio Rossi forse conosceva nei dettagli, ma insomma la gran parte di noi, di quelli che ti seguono da anni, era un po' all'oscuro di questa mostra. È stata una sorpresa, credo voluta da parte tua, perché volevi prima completare questo ciclo che farne vedere dei frammenti. Questo è vero, diciamo che questa qui completa, cioè completa in parte, lo completa, perché si continua a lavorare su questo fronte. Io personalmente voglio questo, perché oramai è 10 anni che mi occupo di questo percorso. Qui ci sono quadri che singolarmente hanno già partecipato a delle rassegne, alcuni a Livorno, altri in altri. Esatto, alla Rotonda appunto, e alla Biennale a Venezia. La cosa che mi preme dire è che è un percorso nuovo che nel lasso di tempo dei 10 anni lo sto portando avanti, in primis tenendolo chiuso nel cassetto, tenendolo nella stanza, tenendolo dentro di me, e mi sono permesso, grazie al presidente di Modigliani & Friends, che ha voluto fortemente questa iniziativa, e Gregorio Rossi che l'ha curata. Io non gli devo altro che ringraziare, perché è un tuffo in un paese meraviglioso come Colle Valdelsa, storico. Quindi ho anche i brividi, ho ripercorso da diciottenne le vie di Colle Valdelsa. Io era anni e non ci venivo, e Colle Valdelsa va rivalutato, secondo me. Questo è un aspetto che per i giovani potrebbero venire, oltre a vedere il paese, a vedere una cosa nuova, secondo me, è una proposta. C'è molta sperimentazione in questa mostra. Direi, esatto, la cosa più che colpisce di più è proprio la voglia di sperimentare. Ogni quadro è diverso dall'altro, pur essendoci un filo rosso, la figura femminile che collega un quadro all'altro, però ognuno ha una forma di sperimentazione, di ricerca diverso dall'altro quadro. Questo è vero, per esempio alle mie spalle c'è un quadro che è quasi 2 metri per 1 metro e rappresenta Mirtis alla finestra. Molti si domanderanno che è stata, questo andranno loro a cercarselo, perché io non lo voglio dire, perché è un modo di interagire anche con gli spettatori. La cosa che devo dire è che sono alla ricerca sempre continua del mangiare l'arte, di conoscere e di divulgarla. Questo è uno esperimento che faccio, come ti ripeto, da anni, con supporto tra la fotografia e la pittura, perché all'interno della pittura la novità è che ci sono il ripercorrere l'antico e il moderno, con inserimenti di velature, con inserimenti di resine e dello scatto fotografico. Quindi è l'anima di tutti noi. Io ringrazio Francesco Mariani, concludo il servizio ricordando ai nostri telespettatori che, venendo a visitare la mostra, troveranno anche una ricca brochure con la riproduzione delle immagini in esposizione e un testo critico di Gregorio Rossi, che aiuterà i visitatori appunto a entrare in questa nuova forma di espressione artistica che ci propone Francesco Mariani con la ricerca dell'Eros. Vi ricordo che la mostra è promossa da Modigliani & Friends e dalla Proloco di Colle Valdelsa. La sede espositiva è lo storico Palazzo dei Priori, che si trova nella via centrale di Colle Alta, cioè via del Castello.
che è anche la sede ovviamente della Proloco. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal 5 dicembre al 6 gennaio. Vi ricordo gli orari perché sono un po' articolati: dal 5 dicembre al 6 gennaio, il sabato, la domenica e festivi, la mattina dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 17, dal 5 al 18 dicembre, solo il venerdì dalle 11 alle 13, dal 19 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Proloco di Colle Valdelsa.